Sì, proprio rilevando il fenomeno così radicale in un territorio particolare come quello di Pontecorvo, nel 2014 è stata intrapresa questa attività di contrasto al narcotraffico, volta proprio a infrenare lo spaccio di stupefacenti del tipo eroina proveniente dal litorale tunisino. Motivo per cui è stata attivata un'attività di monitoraggio sui flussi di approvvigionamento e di smercio locale, e che ci ha consentito di l'identificazione dei fornitori in soggetti extracomunitari clandestinamente presenti sul territorio e graviti anche proprio nel litorale tunisino. Indagine che si è protratta per circa un anno e mezzo, sequestrati circa 50 grammi di eroina con attività di riscontro e di oggettivazione, corrispondenti a circa 400 dosi. Abbiamo certificato e documentato circa 500 attività di spaccio, per cui un lavoro considerevole, consistente, che comunque sintomaticamente è riferibile della gravità del fenomeno su questo territorio.